Ecco ragazzi, breve anticipazione della mod Massey Ferguson 320, qua la potete apprezzare in tutto il livello di usura possibile. Lama, scafo, giunti, pinza, eccetera. Presentazione per PC, PlayStation e Xbox, quindi ragazzi, all'occhio. Ciao a tutti ragazzi, eccoci qui in questa nuova presentazione del Massey Ferguson 320 No Skidder per lavori forestali. Trattasi di mod sia per PC che Xbox e PlayStation, quindi per tutti, quindi potete seguire la presentazione tutti quanti. Viene da Black Sheep Modding, che è ormai una garanzia sicuramente da Farming 17 ancora, anche prima, ma nel 17 ha fatto l'exploit. E che dire, la presento anche perché lui è iscritto al mio canale, quindi un minimo tributo. Questo Massey Ferguson, che dopo andremo a vedere nel dettaglio, praticamente è costruito negli anni 70 su un Perkins favoloso, il suono, non nella mod ma nella realtà, sull'ottantina di cavalli, in realtà horsepower, ma cavalli vapore horsepower, c'è una differenza minima. Comunque andiamo a vedercelo nel dettaglio ora. Quindi ragazzi, passiamo ai dettagli, vediamo qua il cruscotto con giri motore, temperatura motore, se spia carburante, livello carburante e velocità, più lo sterzo fatto a quella determinata maniera, il volante, diciamo, i vari pedali, siete praticamente montati sulla trasmissione quasi qua, sopra lo snodo. Dettagli ci sono, ovviamente sì, è curato, curato alla fine, anche perché di per sé il modello stesso, diciamo, è abbastanza semplice, anche la mod lo è di conseguenza. Una cosa che mi piace tanto veramente è il discorso pernice, si vede più sull'arancione, secondo me, è da negozio. Comunque adesso andiamo a vedere, che fa un bel effetto proprio di metallo verniciato. Anche le catene, veramente proprio dai, da vicinissimo. Ok, si vede che c'è qualche cosa che sembra più piatto che altro, però a una distanza normale di gioco vedete che random sono quelle catene veramente pesanti, tipo da, vabbè, su queste macchine ovviamente deve essere così. Io perché faccio sempre il parallelismo fra autovetture, penso a quelle, diciamo, semplicissime da montare rispetto a quelle col giro della catena come ho io sulla macchina, che sono tipo 13 kg di catene. Vabbè, anche il tappetino di gomma fra una mano, vabbè, senza una specie di sede nasola dove muoversi, ma pazienza. Questa è la versione brutale perché doppie gomme con catene ovunque, quindi hai tre colori, ma comunque adesso vi diamo nel negozio e vabbè, ci sono i vari carrellini, che carrellini sono, diciamo, homemade, un po' sui generis. Comunque, macchine per silvicoltura Massey Ferguson, 80 cavalli, 100 litri di serbatoio e 70.000 euro perché il mezzo qua ha fatto la storia, non è proprio facile vederlo nelle nostre zone, anzi molto improbabile, però dove c'è da deforestare lo trovate. Quindi vediamo velocemente, insomma, i colori sono tre disponibili, non tantissimi, vedete qua l'effetto proprio del riflesso della luce su. Sembra proprio verniciato a spennellate. E i cerchi, diciamo, vanno dietro quasi di conseguenza. In realtà è solo l'arancione. Secondo me i colori possono essere fatte varie combinazioni, ovviamente, non tantissime, ma sono colori comunque tutti originali Massey Ferguson. Teniamolo così, va. E le gomme, l'avete visto, l'alternativa è mettere le catene, l'alternativa è mettere doppie gomme scusate, e catenarle entrambe, e il design è praticamente mettere la gabbia
cioè gabbia, una rete grid protection, infatti una protezione a Ok, detto griglia. questo, veniamo ai carrellini, che c'è la versione praticamente che gli va a mettere un timone per essere trainato da trattore, oppure c'è la versione praticamente rallato e quindi per trattore stradale. Qua ho preso Iveco in collaborazione con la Magirus Deutz, Iveco Turbo, ho messo l'arancione Stara, ci sta da Dio, diciamo, non ho visti ancora anni fa camion da cava, diciamo, con un arancione, l'arancione Stara sta veramente bene. Comunque siamo qua per il Massey Ferguson e non per l'Iveco. Ripeto, e adesso vi faccio vedere anche l'accensione. Il suono non è proprio originale, diciamo, è preso da gioco. Vi invito a indovinare di che modello che si tratta. Le movimentazioni sono semplici. Allora, tasto sinistro del mouse e su e giù il mouse, quindi diciamo asse Y, avete la lama che non scende completamente. A me sembra un po' strano, diciamo che la sua funzione per i tronchi la fa, forse un po' voluta perché così non vi impuntate eccetera, però secondo me se andava quasi a filo, secondo me era meglio. Comunque vabbè, discorso dietro, tasto destro del mouse. Spero prima di aver detto tasto sinistro, sì, comunque lo vedete là in descrizione, cioè nell'F1. Praticamente con Y, quindi su e giù il mouse, avete che scende, proviamo, questo è il massimo, e sale il braccio posteriore. Una volta messo in posizione, entrambi i tasti del mouse, e sempre su e giù, quindi diciamo movimento lungo l'asse Y, aprite e chiudete i pinzoni. Cosa un po' stramba, secondo me. Ok, che forse su un giunto che si gira snodato, ma diciamo che per comodità le versioni che mi ricordo vecchie di farming, qua vabbè è fatto così, ok, c'è un perno, non c'è nessuna movimentazione, però mi ricordo che alcuni avevano la rotazione delle pinze. Comunque vabbè, queste sono le funzioni, diciamo abbastanza basilare la cosa. Sui joystick, diciamo che ho presentato una guida e questo è praticamente lo stesso dell'avambraccio, quindi ce l'avrei io sul joystick sinistro come su e giù, invece come su e giù è come il braccio delle gru e ce l'ho sul joystick destro, e l'apertura e chiusura della pinza è sempre sul joystick destro, praticamente con destra e sinistra, quindi diciamo l'asse X, per capirci. Quindi in realtà il consiglio mio è forse addirittura usarlo, usare il mouse, perché uno è in cabina, fa la sua manovra, non so, apre le pinze, scende, chiude, riesce a fare tutto così. Dopo, una volta che alza e si tira dietro i tronchi, riparte. Comunque vediamolo anche dall'interno, praticamente animato, c'ha un pedale acceleratore, ho visto prima muoversi l'altro pedale o mi sono insognato, non lo so. Comunque acceleratore, freno, basta, lo sterzo ovviamente è forza che funziona, i tachimetri anche funzionano sia giri che velocità, spero anche quello del carburante per non restare a secco come sono restato a secco in serie con l'MB. In realtà qua, ok, vi posso far vedere, avevo dei grissini, perché praticamente per questo Massey Ferguson questi qua sono dei grissini, non sono tronchi, non li sente neanche. Comunque il bello di questi mezzi dove forestano pesantemente è che praticamente loro salgono ovunque, sopra i tronchi brutalmente, proprio ho visto mezzi lavorare in condizioni disagiate, ho visto, beh, Massey Ferguson, Tiger Cat, le varie tipologie di mezzi che ogni tanto magari potrebbe far fatica, ma vabbè, anche qua ripeto è sprecato, diciamo, questo tronchetto, perché è veramente un povero tronchetto, diciamo. Aspetta che scendiamo ancora,
La facciamo. Sì. Ok. Ovviamente, ripeto, questi sono giocattoli per questo Massey Ferguson. Quindi è proprio perché li avevo qua per non portarvi nell'area forestale e far su una puntata di forestale per presentarlo, che l'idea è capire come funziona, non è una partita. Io sono sempre convinto che nella presentazione bisogna arrivare al sodo, non devo stare qua a farvi vedere le finezze estreme. Comunque, ripeto, la Modena nella sua semplicità è carina, è bella. Il carrellone, l'unica cosa da dire è praticamente che si può ovviamente dispiegare le rampe, fanno anche pure un bel suono. Ok. Le luci ovviamente funzionano, non l'ho provate anche sul Massey Ferguson, ma adesso lo proviamo. Praticamente luci davanti, luci dietro, fine della storia. Poi abbiamo i fari, cioè fari, scusate, lampeggianti. E ok, quindi ripeto, nella sua semplicità svolge egregiamente il suo dovere. E ripeto, mi andava di presentarlo, diciamo, perché appunto Black Sheep Modding è pure iscritto al mio canale, e quindi insomma mi sembra quasi il minimo fare una mini presentazione, insomma, stebitarmi, anche se ovviamente ci sarà altri canali più grandi che la faranno e gli daranno più visibilità, insomma, però io do anch'io il mio piccolo contributo, diciamo, ecco. Non c'è altro da dire. L'avete visto? Ah sì, carrellone, dai, vabbè, facciamo ordine e disciplina. 6.000 euro nella sezione carrelloni. Si può cambiare il colore principale. Vabbè, ho scelto il nuovo, volevo beccare tipo Goldofer. Non c'è niente di particolare tranne appunto questa cosa qua. Potete selezionarlo ralla, nel senso per trattore stradale, o timone con campana. Qua cos'è? Sì. No, campana, scusate, l'aggancio per la sfera, e per attaccarlo appunto a trattori o altri veicoli idonei dotati di gancio. Ecco, quindi questo era quanto. Niente, vi lascio praticamente sull'immagine della bestia qua, quella più pesante, gemellata con catene ovunque. Questo qua, i tronchi, l'immagine, fate cippato praticamente mentre ci passate sopra. Ma vabbè, e detto questo, vi ringrazio sempre per l'attenzione. E niente, ci vediamo in una serie o presentazione o quant'altro. Ragazzi, un saluto a tutti e grazie.